Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Ministry of Broadcast, un gioco che trovate su Steam uscito a gennaio di quest'anno. Costa 14,99€ ed è molto particolare perché ci troviamo in un distopico mondo dove la nostra nazione è divisa da un muro, definito il The Wall. E per raggiungere la nostra famiglia, dobbiamo superare questo muro. E l'unico modo per farlo è vincere un reality show. Quindi lo andiamo a provare. La domanda, mi sono fermato qui perché, conoscendo Indie, normale o facile? Normale. Va bene, siamo il giorno mercoledì. Prendiamo invio per cominciare. Lo esploriamo perché alla fine... questa è più o meno la mia esperienza videoludica, insomma. Sono in ritardo. Se vuoi farle arrivare prima, premi F. Non è lui in ritardo, sono in ritardo quelli che devono arrivare. Più freddo del solito, signore. Che ci fai qui, Marcello? Perché ti sei offerto volontario? Il sergente mi ha ordinato di offrirmi volontario, signore. Apprezzo il tuo sacrificio, hai occhi buoni. Signor scienziato, faccio fatica a parlare. Non c'è giuria. Vabbè, prendiamo F, li facciamo arrivare prima. Ok, sono arrivati. Bello questo camion qui sfocato in primo piano. Ok, sono io questo. Ministry of Broadcast. Ehi, Smilzo, smettere di far scena e muoviti. Andiamo. Mi scusi, volevo fare un'entrata col botto. Ha fatto sì la mossa. Vabbè, non siamo in prigione, smettere di scusarti e vai. Ti stanno aspettando. Sì, signore. Salve, sono in ritardo. Sì. Chiedo scusa, signore. L'autista era in orario. Lei è in ritardo. Mi segua. Va bene, andiamo. Il gioco, tra l'altro, è uscito da un po', ma all'inizio non era in italiano. Benvenuto al The Wall Show. Lo show in cui sogni e speranze diventano realtà. Bla bla bla. Grazie per avermi invitato. Ah, abbiamo un simpaticone. Le passerà. Convenevoli. Fatto. Se è troppo pigro per leggere, salti i dialoghi premendo F. Ma no, li leggiamo, almeno ci immedesimiamo. Ok, andiamo avanti. Cosa le fa pensare di poter vincere questo grande show? Non sapere, diciamo che spingo all'identificarsi. Si spieghi. Beh, la gente si riconosce in me. Ma lei ha i capelli rossi. Sì, vero. Meno del 2% della popolazione ha i capelli rossi. Mi scusi, non la seguo. Che stupido. Il protagonista è incapace di autoriflessione. Si sospetta la mancanza dell'anima. Scusi? Ci sta facendo il nostro profilo psicologico, sto qua. Perché vuole vincere? Voglio vedere la mia famiglia. E mio padre. Si vince un solo permesso per oltrepassare il muro. Mi basta, signore. Si spieghi. Lui vive con noi. Chi? Mio padre. Allora perché era escluso dalla famiglia? Non l'ho escluso. Mamma mia, non ne usciamo più. Complesso di Edipo, stadio avanzato. Ora lei è conscio del fatto che potrebbe che è responsabile della sua decisione e non sono riuscito a leggere. Vabbè, stavo ridendo. Ottimo. Parliamo dello show. Allora, vediamo un attimino le regole così. Lei non farà parte di un gruppo. Non sarà un poliziotto e nemmeno un civile. Dovremmo farle dei test prima di stabilire il suo ruolo. Il primo test sarà domani, le è assegnata la stanza numero 8. Solo i poliziotti possono uscire durante il coprifuoco, le servirà questo permesso, ora vada. E in bocca al lupo. Non si faccia mordere prima destra o sinistra. Per aprire la porta prima F. Buona trasmissione. Va bene, buona trasmissione. Ci si saluta così qui. Prendiamo la tessera. Andiamo. Ci si muove con Buzz. Si preme F. Ora siamo qui. Molto bello lo specchio che rifletteva noi stessi. Me l'aveva appena detto dove andare, ma vediamo un attimo cosa dice di là. Noi vediamo tutto. Buonasera, signore. Un permesso? Sì. Ah, giusto, il mio permesso, eccolo. Numero di stanza, la 8.
Grazie, tutto a posto. La sua stanza è alle mie spalle, proceda pure. Andiamo. Tutto qui? Serve un permesso per fare 2 metri? Le regole sono regole. Senza regole saremmo animali. È giusto. Va a letto. Andiamo. Ci godremo il giorno dopo. Bellino l'interno. Stanza. Tu sei Gio, il mio compagno di stanza? Io sono sul letto di sopra. Va bene, sì, sono stanco anch'io, è stato un lungo viaggio. L'autista mi ha fatto fare una figura. Eravamo in ritardo. Notte. Buonanotte, compagno di stanza. Giorno 1, mercoledì. La valutazione. Telecamera spenta. Un po' orwelliana tutta questa cosa con le telecamere, con lo spionaggio. Vabbè, insomma, l'altro è già andato via e noi siamo. E noi siamo qua. Insomma, adesso andremo a giocare, spero, perché vorrei provare. Dove sono i miei stivali? Li avevo lasciati qui. Il corvo sopra ride, poveraccio, ha perso le scarpe. Forse Joe li ha visti. Andiamo. Gli chiederò quando ci vediamo. Intanto fuori nevica che. Arena. Bro, la neve è fredda. Si può scalare? Bellino. Ma non so minimamente dove io stia andando, però c'è un lago ghiacciato. Poveri stivali abbandonati. Vi salverò io. Ok, li abbiamo recuperati. Maledizione, non sono della mia taglia. Potresti metterli lo stesso se sono più larghi. Vabbè, andiamo. Andiamo all'arena e ci faranno un briefing, spero. Attiva l'interruttore arancione. Ah, no, bisogna scendere, quindi. Ok. No. A, V. Ah, ok, così. Ok, perfetto. Fermo il tutorial. Ok. Quindi stiamo facendo il tutorial. Ok, si salta in questo modo, un po' così. Vabbè, insomma, adesso possiamo scendere, no? Premendo S. Ci muoviamo. Adesso saliamo. Ok, su. Ok, abbiamo aperto. Ci sono dei topi. È molto intrigante la grafica, mi piace. Cioè, in pratica ha sentito i topi e ha sparato al tubo dove dobbiamo andare. Alla faccia. Non mi piace affatto come si stanno mettendo le cose. Va bene, insomma, andiamo avanti. Ecco, ci hanno visto. Che cominci l'incurvazione. Ci scusiamo per l'incapacità del giocatore. Premiere per riavviare la telecamera. Ok. Il giocatore è abbastanza un cane qua. Camminiamo piano. E siamo sopravvissuti. Bene. Ah, stivali. Guarda l'umano delle scarpe apposta per te. Che odore orrendo. Sempre meglio del tuo. Vabbè, le possiamo prendere? No? Vabbè. Sei quasi, corri e salta. Corri e salta dove? Ah, dobbiamo passare da sopra. Quindi, bello che si allinea proprio con la parte che dobbiamo. Ok? Allora. Mi sono spezzato le gambe. Wow, muori 1000 realtà diverse. Ok, dai. Dobbiamo premere. Vabbè, intanto qua camminiamo. Onde evitare che ci spari di nuovo. Qua siamo salvi. Allora, così arrivi in fondo, salti, bravo. Adesso riproviamo, corri, arrivi in fondo, salti, salti, salti. Perfetto, molto bene. Questo tizio è quasi finito. Andiamo a pranzo. Ci stanno tenendo d'occhio con le telecamere. Qui ho finito. Interessante. Anche il fatto. Niente di originale, ben inteso, però. Il fatto comunque di avere. E prova ad esprimersi le meningi.
Ah, perché non riusciamo ad andare di là, dobbiamo passare da questa. Salta. Chi è sta gente che protesta? Perché ci sono qui? Non ci credo. Quel condotto ci sono i miei stivali. In quel condotto cosa? Ah, lì nel condotto, giusto. Cioè, cosa sto facendo adesso? Vediamo un po'. Mi sta venendo una mezza idea di quello che devo fare qua. Vuoi vedere che i corpi poi mi fanno passare sugli spuntoni? Però c'è dentro anche un topo lì che... Cioè, ma è interessante, è carino come... A parte l'idea del reality show, ma il fatto comunque graficamente mi piacciono i giochi così. Un altro è venuto a rovinarmi, ne ho abbastanza. Vattene. Oh, vabbè, saltiamo sulla gru, eh. Ok. Cioè, alla fine sono sempre tornato qua. Ah, ok. Adesso mi è chiaro. La mia teoria dovrebbe essere giusta. Cioè, in pratica, loro vanno fuori. Cadono sugli spuntoni. Ma... Aia, ha fatto male. E dovrei passare. E quindi mi fai andare avanti. Eh sì, si passa. Scusa. Cavolo, spero che sia tutto ok. Sì, vabbè, come no. E quello lì è un altro che scappava? Sarà il prossimo. Il corvaccio lì è un po' antipatico. Allora, non mi fa saltare su. No, saltiamo da qui. Voglio capire. Quegli sfocati lì in primo piano mi piacciono tantissimo, sono una pixel grafica. Salta! Ok, ce l'abbiamo fatta. Allora, siamo oltre. Allora, ok, non mi sta guardando, me ne vado. Mi scusi? No, ho capito. Ho capito. È facile morire quando si perde la presa. Ok, no, ho capito cosa devo fare. Chissà adesso quando mi fa ripartire da qui, ok. Quindi la prendiamo appena inizia a guardare dall'altra parte, andiamo e saltiamo. Perfetto. Non ho preso gli stivali però. Vabbè, siamo a livello 3, continuano ad esaminarci. Mi ricorda forse anche il gioco Turing Test, una cosa del genere. O anche... Boh. Allora, questo... Wow! Ah, ok. Mi sento in colpa per quel topo. È bloccato, che devo fare? E che vuoi fare? È andato ormai. E vabbè, da qua non si esce, quindi ho ben che capito. Quindi devo prendere qualcosa, un peso, qualcosa? No, direi di no. Non posso trascinare nulla, quindi magari adesso faccio una corsa, un salto. Ok, così. Bene, sono finito giù. Sinistra, destra, andiamo verso il pericolo perché non ci piace il pericolo. Salta. Cos'è questo rumore? Salta. Ok, ce la facciamo. È anche un po' Dead Cells tutto questo, devo ammettere. Merda, cos'era? Anche censurato, oddio, il cuore mi sta scoppiando. E adesso che succede? Addio!
Sono morto. Sono morto e sono andato a fare da ponte per quelli che verranno dopo di me, purtroppo. Quindi adesso rifacciamo la stessa cosa, ma bello questo chiaro scuro in cui non si vede una cefola. Bene, il cane non mi insegue più. Si scende da qui, come dice l'indicazione. Ok. Bello, anche un po' sovietica questa ambientazione. Boris. Ehi. Hanno preso anche te dopo il casting? Ti hanno dato un ruolo? Sì, sono un civile, tu? Io ancora niente. Ah, ok, perché ci sono i poliziotti. Buona fortuna. Ti auguro di scoprire chi sei. Spero ti diano un ruolo presto. Io tiro la leva. Scusi, ma dovresti far da ponte per me, per cortesia. Ok. Vabbè, premo il tasto, mi porta su. Figo! Cioè, figo per... Tech. Per farci un... Gli stivali erano lì. Potrei guardarti morire tutto il giorno. È figo però. No, dicevo, sarebbe da farci una live di questo gioco. Perché veramente è molto molto interessante. Il cane però effettivamente dovrei... Adesso. Porto giù adesso. Così. Mi porta via il cane. Ora riesco ad andare di là. Però, cavoli, gli stivali sarebbero da prendere. Però, forse, se io vado in faccia al cane. Eh no, non c'è proprio modo. Il corvo adesso viene da rete. Muori mille realtà diverse. Sì, mi dice sempre la stessa cosa. Allora, ragazzi, facciamo una cosa. Allora, il Boris lì deve morire. Quindi. Ci portiamo il cane via e lasciamo sugli stivali. Non riusciremo a prenderli. Cioè, probabilmente è un modo per testarci. Per testare quanto siamo intelligenti e che ruolo darci, magari una cosa del genere. Non lo so. Comunque, boh, mi farete sapere se vi va di magari una live su questo gioco. Te che vai via. Ok, forse adesso. Questa è l'uscita. Ok, boia, mondo. Telecamera. Se la vita è dolore, viva la vita. Vabbè. Si parte da qui. Adesso prendo il volo. No. Evidentemente no. Vabbè. Allora, il primo lo posso fare, il secondo no, quindi andiamo al volo. Ok. Quello stupido ratto ha cercato di uccidermi di nuovo. Questa arena fa schifo. Vabbè, niente stivali anche stavolta. Qui ho finito, abbiamo finito il terzo livello. Si va avanti molto, molto divertente. Devo dire, molto molto divertente. Ma dai, ora si muove. Quanto odio questi ascensori. È andato su, però si è schiantato ed è venuto giù. Quindi siamo all'esterno. Livello 4, a quanto vedo. Siamo fuori. C'è un pupazzo di neve vestito da guardia. C'è una guardia vestita da pupazzo di neve, sarebbe meglio. E così continua ad andare avanti. Push. Ah, spush. Ok. Ma non sembra poterci entrare. Ma perché qua riusciamo a salire? No, non credo. No, ah, no, forse. Forse di qua. Allora andiamo. Corsa. No, andiamo avanti. Ah no, non si può andare avanti di qua. Vabbè, spingiamolo da questa allora. Bello anche le tracce che lascia sulla neve. Però lì ci sono delle scale, quindi magari
Una finestra qua, non mi faccio ingannare e penso che qui sia una finestra da cui poter uscire. No, sono decisamente troppo fantasioso io. Bisogna andare di là. Qui forse? Vediamo. Sì, direi di sì. Salto. Eh sì, perché lì cedevano i... Non si può entrare da qui, dobbiamo fare il salton. Vado su, su o giù, su? Ok, devo fare attenzione a dove salto, perché uno, quello più avanti, ok. 7 giorni dall'ultimo incidente. Volo nella tua direzione, vabbè. 0 giorni dall'ultimo incidente. Ok, ci ha calcolato oggi. Devo saltare. Merda. Niente. Niente. Allora. Ok, ce l'abbiamo fatta stavolta. Andiamo. No, mi sta divertendo, devo dire. Hai visto la nuova partecipante, Natasha, la poliziotta? No, però ho sentito che non è male, anche. Okay. Non è male, ascolta, è un bocconcino. A te, la pagherai. Una corvona. Ok, ci piglia per il culo. Allora lì c'è il poliziotta che esce e ci sistema, quindi andiamo dall'altra parte. Uiu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 
Allora, niente. Vediamo, dobbiamo saltare un po' prima stavolta. Però vabbè. Ma qua si può salire, ma dove si va? No, non si può minimamente salire. Dobbiamo saltare un po' prima, e dicevamo. Ok. Ci è mancato poco. Non ce la faremo mai di qua. Ma neanche lontanamente ce la facciamo di là. Ma neanche lontanamente. Come facciamo? Il Valhalla ti aspetta. Vabbè, scendiamo una volta sola allora. No, no, direi di no. Ma se io faccio un saltino qui, no? Ma infatti qua posso scendere. No, devo scendere da questa. E nonostante tutto avevo le possibilità di recuperare le scarpe e non l'ho fatto. Quindi non so che cosa, boia mondo, che come pagherò la cosa. Però voglio concludere questa cosa prima di... Allora, giù, 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 salta lì, niente, niente ragazzi, allora, questo era Ministry of Broadcast, sembra essere davvero intrigante, sto trovando dei giochi che magari non sono dei capolavori, ma che incarnano comunque un'ottima essenza indie. Lodevole anche il fatto che ci abbiano tradotto in italiano il gioco. Poi io onestamente non so se gli sviluppatori siano italiani di questo titolo, ma non mi pare. Però averlo tradotto così bene è lodevole anche perché calcolate che è pieno di umorismo anche il fatto del corvo che scherza sempre sulla parola corvo e morte, insomma. Quindi ragazzi, fatemi sapere come sempre cosa ne pensate qua sotto nei commenti e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao.